delle cose che mi viene chiesta più spesso è come si calcola il prezzo di vendita. E a me piace rispondere che il prezzo di vendita è un volano, il volano del prezzo di vendita, perché nella situazione concorrenziale che stiamo vivendo, le forze che entrano in gioco sono molteplici. Possiamo definire i clienti, quindi la soddisfazione del cliente, devo stare attento ai concorrenti, quello che fanno i concorrenti, e poi internamente devo saper calcolare con correttezza quello che è il mio prezzo obiettivo. Per calcolare il prezzo obiettivo però bisogna innanzitutto avere ben calcolato il costo di prodotto e avere in mente con una certa logica la marginalità obiettivo. La marginalità obiettivo che con una formula molto semplice è possibile poi calcolare i markup da aggiungere al costo di prodotto per arrivare al prezzo obiettivo. Però la cosa fondamentale è che trattandosi di un volano bisogna andare a individuare l'equilibrio tra queste tre forze, perché posso avere, riguardo solo i clienti, avrò dei clienti estremamente felici ma la cassa vuota. Se guardo solo i concorrenti sarò sempre alla rincorsa di qualcuno, di qualcosa. Se guardo solo il mio prezzo obiettivo mi troverò ad essere fuori mercato e ad avere il magazzino prodotto finito altissimo perché le vendite sono inchiodate. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. Ecco perché parlo di volano. L'altra cosa però è chiedersi, qualora io ho un prezzo di vendita che si discosta notevolmente da quello che il mercato è disposto a pagarmi, devo chiedermi il perché e devo chiedermi il cosa fare. E qui si entra in un argomento che tratteremo ovviamente un'altra volta, che è quello proprio del costo obiettivo, dove la variabile in gioco non è più il prezzo, ma è il costo obiettivo.